Questo è il nuovo pollaio per le boffe. È stato costruito con una casetta da giardino e al momento ospita, oltre al gruppo di riproduttori delle boffe, anche alcuni esemplari di polverara e di pulcinotti in accrescimento. Il recinto misura circa 4 metri per 7 e gli animali ospitati al suo interno sono circa una quindicina. Vengono liberati ogni 2 giorni, in un pascolo molto ampio. Il recinto è anche ombreggiato da una serie di viti, la cui frutta poi finisce regolarmente in pasto ai polli. All'interno della casetta si trovano le mangiatoie, i posatoi, le gabbie per i pulcini in accrescimento. Sul fondo del pollaio è stato disposto uno strato di lettiera permanente costituito da trucciolo di legno depolverato. Questo invece è il recinto delle galline di Polverara, dove vivono anche alcune anatre mute di Barberia e dei pulcinotti di altre razze. Non è un recinto molto grande, ma il numero di riproduttori che vi viene allevato è anche su esiguo. Attualmente ci sono un gallo adulto, due galli, un paio di giovani galletti e circa 5 galline adulte. Le anatre mute provengono da un ceppo autoctono che ho trovato qui, in una casa di contadini vicino alla mia, ed erano abituate a vivere praticamente selvatiche. Infatti ogni tanto arriva qualche anatra in volo e si aggiunge al gruppo. Il ricovero delle polverara è attrezzato con una gabbia per lo svezzamento dei pulcini, un posatoio rialzato e una lettiera in
trucciolo depolverato. Infine, in un ultimo recinto, ci sono i tacchini, altre anatre mute di barberia di ceppo autoctono e una serie di incroci di polverara di prima e seconda generazione che verranno utilizzati nei prossimi anni per migliorare la taglia e la fetazione del gruppo principale dei riproduttori. Ogni anno verrà aggiunto un gallo puro e verranno ottenute le migliori pollastre ibride. Al momento abbiamo delle F1 e delle F2. La coppia di tacchini è formata da un maschio di tacchino bronzato dei Monti Lessini e da una femmina di tacchina azzurra proveniente dal ceppo di Bruno Rossetto. Il gallo nero che si vede sullo sfondo è un incrocio di prima generazione tra polverara di ceppo rossetto e Black Jersey Giant. Il pascolo dove vengono liberati ogni 2 giorni gli occupanti dei vari recinti è piantumato con una serie di alberi da frutto che vanno dai cachi ai peri alle pesche piuttosto che agli alberi di kiwi e ospita anche un piccolo chicken tractor in cui vengono allevati in vari periodi dell'anno i pulcinotti in accrescimento o in cui vengono isolati esemplari che hanno problemi di salute.